Tutto parla anche alle domande più cattive, più spietate. Nessuno vuole. Io non vengo dal mondo della scuola, quindi non ho forse capito che su un lavoro che ho fatto vita, anche se ho avuto delle belle esperienze nell'ambito della scuola, molto interessante, poi ho deciso di fare un imprenditore. Faccio questo intervento per darvi un messaggio. Voi dovete essere per primi a essere consapevoli del lavoro prezioso e importante che fate per il futuro dell'impresa. Dovete cominciare da voi e la vostra missione, non mi piace manco parlare di lavoro, la vostra è una missione talmente importante e talmente, diciamo, vitale per il futuro della società. Per cui, nonostante i momenti difficili, nonostante il fatto che siete delle persone, e come immagino ognuno di noi, ognuno di voi ha i propri preoccupazioni, i propri problemi, e avete di fronte delle persone che, nelle loro diverse età, anche loro hanno dei problemi, provengono da contesti diversi, da famiglie diverse, magari hanno anche loro i loro problemi, quindi è un lavoro difficilissimo. E di questo dovete esserne consapevoli, dovete essere orgogliosi di quello che fate tutti voi. Voglio dire una cosa, per testimoniare l'effetto che la mia sfida della vita. Mi sento proprio imperativo per dire una cosa. Adesso sono Patrizia Boleta, sono la mia dirigente, dove tutto sposo questa idea che ha prodotto la collega Carmen Pollino, cioè che le verità di vita, questo ci ha trasformato tanti docenti, ha trasformato e continua a trasformare tanti docenti e tanti dirigenti. E quindi su questo è quello, c'è il collega 800, non ho più capace. E poi
strutturali rapporti che non ci sono stati in questi anni.
momento di non grandezza. Ma ci dicono che la grandezza culturale è moltissima. La grandezza culturale è moltissima. Cioè significa, per esempio, puoi lottare contro il nostro lavoro in base. Significa non rendersi conto dei riflessi di tutto questo. Significa non rendersi conto che una struttura, qualsiasi struttura, maggior ragione una struttura come quella della scuola, deve avere la capacità di individuare quali sono i propri problemi. E lo fa usando tutti gli strumenti, possiamo dire, quello è poco, quello è poco, ma intanto lo fa, intanto lo fa. Quindi io penso, cioè, che se condivisione tra dirigente e collegio ci può essere però solo sulla fase più avanzata, spostando la scella più in là. Perché se no, evidentemente, ci troveremo costretti, ci troveremo sempre su un terreno immobile. E quel terreno immobile si diventa una mano. Detto questo, dico quindi, cioè questo è il tuo lo conosciamo perfettamente, è stato ed è ancora oggi più importante di qualsiasi altro, perché si costringe a riflettere, cioè anche come ho visto, dicendo cose diverse sullo stesso libro. Questo cosa significa? Significa che come io, sentendo questi interventi, ho ricevuto una serie di impulsi, no? Su cui era facile anche perdersi l'intervento, no? E anche cose che non condividevo fortemente, quelle cose che condividevo fortemente, tutto partendo da lì, allora vuol dire che non succede, e su cui dobbiamo lavorare. Yeah.
20 squadre. La nostra rivista ha avuto una professione ordinaria, più di indole, quindi di sostegno alla didattica, non è più di indole amministrativa, però la presenza appunto della rivista ci ha permesso appunto di entrare con piena legittimità anche nella didattica pura. In quella didattica, però poi la vita della scuola non è stata un po' abbandonata, è abbandonata quando poi si viene avanti con la forma di decomposizione e di decomprospettiva, nel quale il percorso è un di un tipico, di quelli che hanno saputo essere la funzione di effettivamente per la funzione. Quindi, non devo dire che noi, come rivista, siamo debitori riguardo a Erika, perché è stata, insieme con l'ispettore Santoro, veramente una punta di diamante che permette di realizzare quel processo di unificazione del sistema scolastico del nostro tipo di accesso pugliese. La presidente della nazionale, la rivista, un po' di 4.000 abbonamenti nel tempo, quindi non può che poi, da 14.000, avere 4.000 abbonati. La parola della rivista, la parola è stata ascoltata con estremo interesse, perché è stata una funzione della rivista, è stata di avere questo tipo una mediazione efficacissima, con la ricerca di tanti grandi teologi universitari, che poi c'è l'aspetto di impegnato a scuola, l'esigenza della scuola, ritenendo che la produttività in funzione della scuola primaria o secondaria non fosse stata utile a fini di carriera accademica, e quindi un po' l'ha disdegnato questo approccio, disegnato in esperti da noi, soprattutto così, come spalle di primavera, diciamo, senza realizzare un processo dinamico, stabile come scuole nocce. La struttura della scuola nocce, della scuola preuniversitaria, della scuola universitaria, è stata formata proprio da questa generalità di rito che ha permesso di attualizzare, perché sono le ricerche accademiche, quella operatività con la prossima scuola, che diversi dobbiamo essere grandi con gli insegnanti, perché ha permesso anche a noi di sopperire a quell'altra vacanza di correlazione delle scuole che tratta la mancanza di prospettiva della vita. Su questo nei suoi interventi non si ferma, su quel caso è opportuno che facesse qualche riflessione di ordine di pratico sull'apporto che in prospettiva potrebbe dare alla scuola nello stabilire un circuito di relazione con le varie ricerche che si svolgono nell'ambito delle scuole primarie e secondarie. Auguri. Credo che sia tempo di telegrammi, quindi credo solo pochi minuti, non perché senza il dovere di restituire a vita la cortesia che lei ha ricevuto in occasione della presentazione del libro, mi sembrava quasi doveroso, ma non questo. Preferisco invece segnalare, o almeno ricordare me stesso, pochi punti di sintonia della riflessione di vita, che sono state anche in qualche modo richiamate negli interventi di altri sottoscritti. Allora, vediamo che mi indico solamente un attimo. Allora, c'è stato un riferimento più o meno esplicito ad una distinzione di Gadamer, come detto, il giorno della libertà, non so quando tra le modalità di vicinato di etica, un richiamo alla legge della responsabilità, che fa sempre la responsabilità nei confronti, diciamo, dei compiti dell'istituzione, nei confronti della società, non solo nei confronti degli alunni che siamo grossi. E questa è la prima sottolineatura che mi sembrava molto seguita. La seconda è stata ripetuta più volte e credo di poterla dire in questo modo, anche quando mi chiamo anche le cose che ci hanno permesso di scriverla. C'è stata una reiterazione sulla necessità di un impegno per qualificare la dimensione progettuale del giornalismo. E sostanzialmente si è detto che dobbiamo del tutto superare quella che io mi sono permesso di chiamare l'insegnamento.
significanza pedagogica della microprogettazione della scuola stessa. Cioè la scuola dei microprogettivi che rispondono alla logica della parte pedagogica della scuola. Altre questioni che mi sembrano necessarie. Si è parlato del ruolo del dirigente. La scuola non può perdere la specificità della sua funzione di ricezione, che è quella di un maggiore, ma al tempo stesso di un minore. A me sembra che si stia correndo il rischio per varie ragioni, per esempio per la velocità di uno scivolamento progressivo verso la caratterizzazione della dirigenza scolastica dentro la dimensione dell'istituto, perdendo invece la qualità della leadership educativa. Il problema della scuola non è quello di gestire risorse professionali, è quello di valorizzare e motivare, orientare risorse e questo è possibile ad una condizione che interessa tutti, la condizione di fare della ricerca un elemento costitutivo della fisiologia della scuola. Questo vale per i dirigenti e vale per i docenti, perché la figura del docente è stata una riflessione di uno studioso di senso dell'organizzazione, che quando ha parlato di insegnante ha parlato non di burocrazia di carica di impiego, ma di burocrazia professionale. Allora, recuperare tutto questo, fare della ricerca, ripeto, elemento costitutivo della fisiologia del nostro servizio sostanza. Significa questo sul piano proprio politico, lavorare perché la scuola si qualifichi sapendo evitare due cose. Per quanto riguarda i docenti, la ripetitività dei gesti didattici nella diversità delle situazioni. E per quanto riguarda i docenti e i dirigenti, la cristallizzazione delle forme organizzative. Ripetitività e cristallizzazione sono la morte della scuola. La diversificazione, e quindi la personalizzazione della proposta, sono la qualità e l'essenzialità della scuola. E su questo dobbiamo lavorare perché, se mi consentite per una ragione di sopravvivenza, perché c'è qualcuno che comincia a riprendere la suggestione, da questo c'è qualcuno, nella morte della scuola, nella società, in cui c'è l'esplosione.